Il progetto Pop-Up Lab, che prevede la creazione di temporary shop in via del Serraglio, coinvolgerà soltanto aziende che sostengono la qualità e che sono intenzionate a rimanere nel centro storico. Lo prevede il bando che entro la fine di aprile verrà pubblicato sul sito del comune. Questo bando è stato costruito seguendo alcuni criteri ovviamente forniti dall'amministrazione comunale, il primo dei quali è appunto quello di privilegiare la qualità delle produzioni o dei servizi offerti. Quindi daremo un peso molto forte alla qualità dei progetti imprenditoriali che si candideranno a rientrare in questi spazi sfitti. L'altro elemento importante che vogliamo premiare è quello della sostenibilità nel tempo, ovvero cerchiamo ovviamente negozi, attività imprenditoriali e commerciali che possano investire in un tempo e rimanere anche oltre la sperimentazione temporanea dei 3 mesi. Abbiamo anche altri due criteri importanti che sono quello del legame con il territorio, ovviamente, e quello della condivisione degli spazi. Noi pensiamo che oggi anche il tipo di fare impresa commerciale, di fare impresa artigianale, possa essere anche rinnovato mettendo in connessione attività diverse ma compatibili tra loro. Questo può essere anche una soluzione per rendere più sostenibile economicamente magari l'affitto degli spazi sfitti e quindi contribuire ulteriormente al rilancio di una strada come Via del Serraglio o in generale dei nostri centri storici. Il progetto prevede un finanziamento da parte della Regione di 35.000 euro e per ora coinvolge una decina di fondi sfitti. Noi abbiamo molto pensato al bando perché vorremmo proprio valorizzare il Made in Italy, le nostre tradizioni, il nostro saper fare. Naturalmente lo sguardo è sempre attento a quello che succede a Prato, perché abbiamo anche la presunzione di dire che a Prato ci sono delle opportunità di prodotti che non esistono da altre parti d'Italia. Per quanto riguarda la stabilità del progetto, quella è tutta da verificare.